te, carissime amiche e amici, bentornati sul mio canale. Mi vedrete questa mise per due video perché mi sono trovata a girare video con la stessa mise nello stesso giorno, come vi ho sempre detto, ma ribadisco e ribadirò per tutte le persone che si iscrivono al mio canale o si sono iscritte da poco, io non sono sempre molto attirata nel fare i video, mi vengono così, devo avere un momento di calma, devo stare serena, ho diciamo apparentemente oppure mi devo trovare in una situazione che mi va di fare il video e quindi io lo faccio. Visto che approfitto di mettere certe volte due o tre video ensemble, vi sto appunto con la stessa mise del video precedente, vi voglio girare questo video sulle scoperte dei Tersive. Allora, di solito le scoperte Detersive o gli acquisti sui detersivi io li ho sempre fatti da casa della mia mamma Anna. Purtroppo per svariati motivi che non vi sto a raccontare, ieri sono andata con mio marito a un negozio, un grandissimo centro commerciale dove c'è anche questo store enorme di cinesi dove praticamente si trovava il mondo. Vi faccio vedere quello che ho preso e poi vi faccio vedere anche una chicca per la casa in stile un po' shabby. Vi faccio vedere, ve lo vado a prendere, faccio prima. Allora, questo qui avrei dovuto metterlo nel video haul, però ve lo faccio vedere lo stesso. Ed è questo porta questo appendino con la scritta Cuisine, l'ho preso da Epicasa. Dobbiamo ancora decidere dove collocarlo io e mio marito questo appendino e niente, e quindi pagato 6,99 ieri da Epicasa, siamo andati anche a Epicasa. Adesso passo, da dove mi esce Parvi? No vabbè, paperissima a morire, eh? Adesso passo con il farvi vedere i detersivi che ho acquistato e sono tantissimi. Questo è il negozio. Allora, che cosa ho preso? Ho preso un detersivo novità, mai visto prima, io non so se qualcuna di voi l'ha visto prima, ed è questo Ajax Floral Fiesta, mai visto prima questo detersivo. È un dual fragrance gardenia e cocco. Io sinceramente per 1,20 è proprio una scopertona, perché io non l'ho mai visto in giro assolutamente, ed è buonissimo, la profumazione è molto fresca, diciamo che appena si avvicina il naso si sente la nota floreale, ma poi c'è sicuramente la nota di fondo che è il cocco, quindi ho voluto prendere questo Ajax. È un detersivo che io l'ho usato in tantissime profumazioni, ma di questa profumazione nuovissima, anche perché liquida, molto più liquida dell'altro tipo di Ajax, però liquida e anche trasparente, 1,20 euro. Poi ho voluto prendere quest'altro detersivo alcolico, detergente igienizzante della Floril.
Diciamo che di questo brand non è che mi siano tanto piaciuti i prodotti, l'ho voluto prendere, questo non mi ricordo. Insomma, questo non mi ricordo se stava sulle 90 centesimi. Comunque vi farò sapere anche su questo. Poi ho preso questo sgrassatore, non l'ho mai provato, della Cif, ultra rapido, ultra pulito, ultra sgrassante, facile e veloce da risciacquare. Chiaramente questi qua io li andrò a provare, soprattutto per i fornelli, e poi vi farò sapere. Io non lo so se qui c'è lo scontrino, ma che è. Vabbè, comunque questo qua l'ho pagato sull'€50, quindi non sono dei prezzi esorbitanti. Per quanto riguarda il detersivo per i piatti, ho preso questo Neodet. Diciamo che secondo me sono un po' di detersivi che provengono dalla Cina, perché qua ci sono tutte queste scritte. Comunque mi è piaciuta molto la consistenza, perché lo vedo abbastanza denso. L'ho pagato sulle 90 centesimi, poi chiaramente io vi farò savoir come mi sono trovata. Poi ho preso questo nuovo panno che si chiama Ultra Clean Made in Italy Ultra Microfibra Spolvera e Sgrassa della Master Shop, questo qui, ed è come tutti gli altri panni che io utilizzo per spolverare, per pulire i vetri. Questo qui pagato appena 1 euro. Questo non mi ricordo se l'ho preso da questo store o se l'ho preso da Epicasa. Se non mi sbaglio, da Epicasa a 1 euro. E chiaramente è tipo il panno Microjet Evolution. Per chi non lo riuscisse a reperire, io vi consiglio di recarvi ad Epicasa e di andare a cercare questo marchio qua, che è come il Microjet Evolution. Siamo lì. Poi ho voluto prendere della Valentina questo milk proteine del latte, salviette struccanti senza PEG né parabeni, sono 40 panni queste qui. Io le voglio provare. Vi ho già detto che come le acqua di rose di Roberts, le salviettine struccanti io non le ho mai trovate così buone, ma niente. Io voglio provare queste qui, pagate 1 euro, vediamo se mi piaceranno o meno. Ah, sta qua lo scontrino. Allora, qua ci sono dei piatti piani che sono questi, 90 centesimi, il Floril alcolico 80 centesimi, quindi mi ero ricordata bene. Ajax Pavimenti Gardenia 1,20 euro, questo qui al cocco, Gardenia al cocco. Poi vediamo un po' e niente. Poi ho preso, vabbè, queste qua 1 euro, ve l'ho già detto. No, no, vabbè, ho preso queste saponette della Borotalco, due saponette profumate, collezione vintage, meravigliose. Vediamo da dentro come sono. Io adoro la linea di Borotalco, lo dico sempre e non lo faccio mai, che mi voglio comprare tutto. Dal sapone per le mani, saponetta solida, bagno schiuma, crema per il corpo che io l'ho già provata, cioè guarda, mamma mia, no vabbè, non potete capire la profumazione. Altri chiedi liquide, no, no vabbè, la profumazione, cioè, è spettacolare.
Buonissima, buonissima, buonissima. Buona, 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 buona. E queste qui io le ho pagate 1,50 euro. Quindi togliendo questo qui, il diciamo l'appendino comprato da Epicasa, quindi è una cosa a parte, pagato 6,95. Poi per chi vorrà vedere come ho e dove soprattutto abbiamo collocato l'appendino stile, ma si avvicina molto vagamente allo stile shabby chic, con scritto cuisine, me lo faccia sapere nei commenti, che vi farò vedere dove andrò a collocare questo appendino meravigliose. E niente, questa è la mia spesa di Detersive, con tantissime scoperte, perché questo mai provato, questo lo stesso. Devo essere sincera, ma anche queste qua della Borotalco non le ho mai provate, quindi è una grande novità. Poi queste qua idem, mai provate prima. Questa è cioè questo panno è un panno per me nuovo, mai utilizzato prima. Stessa cosa vale per il Chief. È scopertone delle scopertone, l'Ajax, innovazione, proprio è nuovissimo, secondo me deve ancora uscire in tanti negozi perché non l'ho mai visto, ed è un dual fragrance con floral fiesta with gardenia e coconut. Bene, spero che questo video di tutti questi Detersive novità vi piaccia. Un bacione e alla prossima, sempre se vorrete. Ciao!